Ragazzi, bentornati sul canale di Granas, sono Daryl. Sono di nuovo con un commento registrato su un video, quello lì old school, tutto quanto. E sentite che parlo insomma un po' così perché mi sono appena svegliato, sono le 5:10 del pomeriggio e ieri siamo stati fino alle 5:30 della mattina a giocare a poker, come avete visto anche sullo stato di Defrax. E Xenic ci ha smutandato a tutti quanti, ci ha torto gli sordi. E poi siamo fatti in bel kebabino, insomma, così, se vi interessa. E finalmente, direi, sono qui con una bella cam, lo possiamo dire, con una cam che non è in live, naturalmente, speravo che fosse in live, però vabbè. Finalmente la PlayStation me l'ha salvata, perché ci è voluta la quarta cam per far sì che la PlayStation me la salvasse. E sono finalmente felice di portarvela, appunto, perché... come voi sapete, se avete visto tutti i miei video in precedenza, ci tenevo a portarvi questa game e quindi sono contentissimo di portarvela finalmente su questo canale. E visto che comunque ho preso a fare anche game con molta regolarità, perché poi vi spiego perché, qual è il mio segreto, il segreto di Fatima per fare le game, prima di svelarvi questo segreto, voglio dirvi che visto che ho preso una certa regolarità a farle, potrei anche cominciare una serie chiamata, non lo so, più penso che il video lo chiamerò finalmente una cam, e poi non lo so, se avete qualche nome da suggerirmi per la serie che possiamo fare, vi porto tutte le cam che faccio, naturalmente penso siano tutte registrate perché è difficile farle in live, mi devo concentrare con le cuffie e tutto quanto, e se avete qualche idea per un nome per questa serie, ditemelo abbastanza volentieri. E che cazzo sto dicendo, ancora c'ho il circolo, l'alcol di ieri. Ditemelo e volentieri io vi ascolterò se il nome appunto sarà un nome che mi piace. Come avete visto all'inizio, qualcuno di voi già starà scrivendo, commentando: ma quello lì all'inizio non l'hai visto? Sei proprio stupido? Hihihi. Sì, non l'ho visto, calcolate che non l'ho rivisto. Oddio mio, non riesco a parlare. Calcolate che l'ho visto la terza volta che mi sono rivisto questo video. Quindi pensate come sto. Non l'avevo visto in diretta, non l'avevo mai visto. E vabbè, comunque penso sia quello che poi ho ammazzato per primo dopo. Comunque vabbè, e l'importante è che poi ho fatto la cam. Ecco, questa diciamo la cam più sculata che ho portato sul canale. Sì, ho portato sul canale la prima, ma che cazzo stai a dire? è la cam più sculata che ho fatto tra tutte quelle che ho fatto, perché mi sono salvato 3-4 volte a culo e non vedevo la gente che mi passava davanti. Vabbè, ci ho avuto culo, insomma. E addirittura la seconda su Tremor, su 4, pensate, 2 su Tremor, cosa proprio incredibile, una coincidenza? Io non direi, come direbbe il grandissimo Adam, come cazzo si chiama, quello di Mistero. Vabbè, allora, mo' vi spiego come io sono cambiato da nabbo a uno che ha fatto la cam, perché io prima ero un nabbo, non riuscivo mai a arrivare a più dei 15, pensate che su Black Ops 2, sono arrivato a massimo a 15 uccisioni di fila, quello odiavo quel gioco infatti, e vi spiego, praticamente io ho cambiato tutto dal giorno in cui ho preso le cuffie, perché prima non pensavo che le cuffie avessero questa importanza nel gioco, ma poi vedete intanto qua che sculata, vabbè, ma poi da quando ho usato le cuffie è cambiato tutto, ho cominciato a fare cam a raffica, quindi per quelli che giocano ancora senza cuffie, vi sto a fare scoperta dell'acqua galla, però... compratevi un paio di cuffie se volete fare le game, perché soprattutto su sto gioco, che si sente il doppio degli altri giochi, vi posso assicurare che le cuffie sono molto utili, ma veramente tanto, cioè fanno veramente la differenza fra una cam e non, e no, quindi fra morire a 15 uccisioni di fila e morire dopo aver fatto la cam, perché alla fine sostanzialmente è questo. Poi ho capito che in questo gioco non bisogna rushare più di tanto, perché io vengo da una carriera di rusher, ma ho capito che in questo gioco, avendo la vita al minimo, non bisogna rushare più di tanto, bisogna stare più accorti. Infatti, come vedete, in questa game non è che io corro per tutta la mappa, rimango comunque in un determinato spot, diciamo, correndo in determinati punti dove so che possono passare i giocatori senza espormi più di tanto a rischi. Infatti, sono sempre più accorto e cerco di
non farmi cogliere di sorpresa dagli avversari. E, oltre poi alle sculate, perché comunque penso che per fare una cam la sculata ce la devi sempre avere. E penso che il 99% dei giocatori che fanno la cam hanno sculato almeno una volta nella loro serie di uccisioni. Perché secondo me è impossibile farla senza sculare. E anche per un pro player, il più forte player del mondo, penso sia così. E che altro dire? Mi sono perso, che cazzo stava a dire? Ah, bisogna stare accorti. Oh, ora adesso, vabbè, lasciate stare che hanno messo quella nuova modalità Eevee Duty, là, come cazzo si chiama. Però, sinceramente, io ci ho giocato, non vedo questa grandissima differenza. Penso l'avranno aumentata di un 10-20% al massimo la vita. Non più di tanto, perché sinceramente non vedo questa differenza. Il bello è che, entrato in quella cosa, ho giocato a Blitzstone Heaven, sono morto a 20, ho rosicato, ho detto cazzo, potevo fare game subito la prima partita di Heavy Duty nella mia vita. E vabbè, comunque. Come vedete, adesso sto quasi per prendere la game, sono a 23, manca solo una. Qui sentite i spari che mi arrivano. Mi ricopro, arrivano un'altra volta i spari. Giro, eccolo, game. Poi ricarico, c'è stato un altro che non avevo visto. Strano, direte. Non l'hai visto. Come hai fatto a fare la game? Starete dicendo in questo momento. Avete ragione, sì. Comunque, la cam l'ho mandata finalmente. Alleluia. Io qua farei partire un bel coro. Alleluia, ragazzi. Perché sì, sono veramente felice di averla presa finalmente. Ma non tanto di averla presa, ma di avervela portata perché ci tenevo tantissimo. Come mi sto ripetendo. Qua intanto faccio la mia quintupla, multikill. E niente. Mo, io non è che vi ho dato dei grossi consigli, perché comunque sono consigli che tutti sapevano già. Però non vi faccio altro che confermare quello che già vi dicono gli altri. E vi dico che se voi siete quelli che cercano a tutti i costi una game come me, perché a me piace fare la game, io la soddisfazione di questo gioco ce l'ho quando faccio una game, non so perché. Se faccio un 82 ma non faccio una game, cosa che comunque se fai 82 una game la fai, ho detto una cazzata, comunque se fai 82 ma non faccio la game non sono soddisfatto, perché mi dà veramente soddisfazione vedere quel simboletto che appare lì. E quindi veramente sono felice quando lo faccio, sì, sono felice con queste piccole cose, ecco. E che cazzo che stavo a di. Ah, poi non capisco perché molta gente dice che gli fa schifo sto gioco. Io sinceramente mi piace proprio giocarlo, mi diverto tantissimo. Forse perché è l'unico gioco dove faccio game a raffica. Però vabbè, me ne ho fatte 4, però comunque ho cominciato da una settimana con le cuffie, quindi capite. Penso che ve ne porterò comunque altre se ci riesco, se la PlayStation non fa danni e registra le partite. E comunque, vi dico che questo gioco è veramente, mi piace tantissimo. E forse è uno dei, dopo MV2 è quello che mi piace di più tra tutti i COD. Lo so che mi prenderete per pazzo, ma secondo me è così. Non capisco perché molti non, perché a molti non piace. Forse proprio perché io sono un nabbo e riesco a giocare bene a questo gioco, a quelli che invece sono forti su tutti i COD non piace. È proprio questo il motivo, forse, probabilmente. Comunque, ragazzi, il video è praticamente finito. Il punteggio è buono, mi sembra rateo sia sui 7-8. Comunque, non conta quello, conta la cam. Per ripetermi. Sto un po' tirati, vabbè. Comunque, ragazzi, il video è finito e ci vediamo alla prossima. Ricordate di iscrivermi, lasciarmi un mi piace e bella.